il tipo. Ricette di fagioli ne abbiamo. A voglia, ma vi faccio una ricetta con un finale diverso, una roba che vi dovete leccare i baffi. E se non avete i baffi ve li dovete far crescere. Ricetta salvacena, veloce, comoda, economica, tutto in una padella. Se volete di più. Olio extravergine, peperoncino, se volete, se vi piace. Uno spicchio d'aglio, anche questo se vi piace. Col petto, così lo potete tirare via dopo. Sedano, carote e cipolle, tagliate grossolanamente, non troppo tritate. Però potete fare anche solo cipolla se volete. Gabriele, non si dicono così le ricette, devi essere preciso. No, no, perché la cucina ognuno fa un po' come vuole. Se vi dico, se volete fate come preferite, perché uno, devo rispettare, ognuno c'ha i suoi gusti. Due, io sono qui a insegnare, tra virgolette, delle ricette e quindi devo dare delle possibilità in maniera che uno, facendo delle scelte, impari anche a cucinare e a capire come funzionano i vari alimenti. Anche perché non siamo mica in farmacia, cioè la cipolla mia è diversa dalla vostra, la carota mia, l'olio mio, il tipo di sugo, tutti gli ingredienti non sono mai uguali, quindi i pesi non corrispondono mai. Poi naturalmente quando ci sono gli ingredienti che devono essere tac precisi, lì non è che vi dico fate come volete, lì vi dico le cose precise, come in questo caso non fate bruciare l'aglio e il peperoncino perché sennò rovinate tutto, lasciateli andare piano piano, aggiungiamo le verdure e poi sul fuoco a manetta. Tutte queste verdure daranno più dolcezza, più consistenza alla ricetta. Fate rosolare la vostra cipolla o le vostre verdure miste per circa 7-8 minuti, devono appassire. Vai con le varianti. Oggi dovete aspettare, a fine video metto il rappanello off, tutti gli errori di questo video, perché oggi il cinema è, oggi c'è da spaccarsi perché mi sembra che siamo imbriachi. Qualche variante, se volete a questo punto ci potete aggiungere della salsiccia sbriciolata, del tonno fresco o anche in scatola, quello che preferite, oppure dei peperoni tagliati giù a strisciolino, delle melanzane, ci stanno benissimo. Per 4 persone, una carota, una cipolla, una gamba di sedano, 400 g di fagioli già cotti, borlotti, cannellini, quelle che volete, le mettiamo subito così si disfano un pochino, appena appena. 400 g di salsa di pomodoro o di polpa, risciacquino della tazza o del barattolo, quello che è, pepe come se non ci fosse un domani, sale, alloro se vi piace, spennate un bel rametto di rosmarino secco o fresco, se è fresco è meglio però, una bella mischiatina. Appena bolle, abbassate la fiamma, ci mettete il coperchio e ve lo dimenticate per circa 20 minuti, 20-25. Questo è un piatto definito povero, e poi di povero non c'è niente perché è buonissimo, se mi metti lì il caviale e i fagioli, io mangio i fagioli, tranquilli. Quanto costa? Dunque 8 e 8, 16, dunque tra fagioli e pomodori 1,60 euro circa, con le verdure arriviamo a 2 euro, tagli 3 euro con 3 uova che vanno dentro dopo. Arriviamo sui 4 euro e 20, ci mangiamo 3 persone, un po' di pane, te fai 5 euro, to' esagerare, però bel mangiare, bel mangiare. Gabriele, però mi hai usato i fagioli in scatola, e cosa mi hanno fatto male i fagioli in scatola? Forse insieme ai pelati è l'unico alimento decente che c'è in commercio. Comunque per gli amanti del fagiolo secco, che lo vuole mettere a bagno, aspetta la fase lunare, cambia l'acqua 6 volte, lo fa bollire eccetera, va benissimo, oddio, per carità, per fare la pasta ai fagioli va benissimo, però per una donna che arriva a casa la sera, una nonna, una madre, che c'ha lì 3 pargoli da fargli da mangiare in mezz'ora e spendere anche poco e fare in fretta, insomma, secondo me i fagioli in scatola perfetti. Dopo circa 20 minuti le nostre verdurine saranno cotte, i fagioli qualcuno sarà disfatto, l'aglio se volete lo tirate fuori, non mettete lo zucchero, Gabriele, perché non posso metterci lo zucchero? Perché se il pomodoro è già dolce cosa ce lo metti a fare? Non è mica una torta. 3 uova, se siete in 3, se siete in 4, 4, se no poi litigate. Create con un cucchiaio un piccolo spazio nei fagioli, un po' dove volete voi, vi consiglio di stare un po' distanti tra di loro, e ci mettiamo dentro l'ovetto. Usate una ciotolina perché se vi si rompe un guscio direttamente dentro i fagioli, poi tirarlo fuori è un casino. Con
coperchio, se lo volete ben cotto 4 minuti, se li volete un po' barzotti basteranno 2 minuti. Dopo 3 minuti, io 3 minuti perché a me piacciono le uova che si possono pucciare, pucciabili, via il coperchio, chi vuole, i più golosi possono dargli su una bella formaggiata di pecorino, di parmigiano, quello che vuole, se no ve li mangiate così che sono buonissimi, guardate che roba. L'assaggio a bestia ci sta, ragazzi, è obbligatorio. Voi ditemi, guardate questa fetta di pane, parla da sola e mi dice: Gabri, pucciami! E io la puccio. Ma secondo voi, se a me mettono qui una fetta di caviale e salmone sopra qui, o i fagioli, secondo voi io cosa scelgo? I fagioli. Sta andando. Scarica la batteria. Vieni qua te, non vedo, c'è il cavetto di mezzo lì, come faccio io a vederci? Vieni da piangere. Vai. Ma dimmelo. Chi farà le... Dimmi, non sono minizio. Salva cena, uno si gira, ciak. Mi manca il libro della Costituzione, vi faccio lo Stato della Libertà. Amici del colesterolo, benvenuti nel mio canale.